La ginnastica è ormai il nostro stile di vita e dedichiamo 8 ore al giorno per 6 giorni su 7, 11 mesi l'anno alla ginnastica ritmica, quindi è diventata proprio tutta la nostra vita. È un percorso che si inizia da giovanissime e però finisce anche presto, quindi veramente noi dedichiamo tutte noi stesse per seguire questa passione che ci porta ad arrivare fino a qui, proprio perché la passione legata al lavoro è un mix perfetto per arrivare in alto. Noi come squadra, ad esempio, siamo molto diverse fra di noi. Ad esempio Ricciolo è una ragazza molto testarda, lei potrebbe stare anche tutta la notte in palestra per imparare un elemento nuovo. Poi c'è la Dana, che è la new entry della squadra, che lei di animo è molto gentile, generosa, e questo nella squadra si riflette molto bene, perché in una squadra sicuramente può fare la differenza in un momento che può essere tra virgolette critico. Poi c'è Agnese, che caratterialmente è una delle più solari, e è lei che quando magari c'è un momento no ha sempre la battuta giusta per tirarci su di morale. Martina Centofanti, che con me ha fatto le Olimpiadi, che è una delle colonne portanti di tutta la nazionale, quindi il suo carattere, la sua voglia, la sua propensione al lavoro e la sua bontà e la sua empatia con qualunque ginnasta che entri qui dentro fa la differenza. E poi c'è Alessia, il nostro capitano, che anche lei ovviamente, appunto, avendo il ruolo da capitano, è un ruolo molto molto difficile, e è un ruolo che ricopre tante responsabilità, però fin da quando si è ricreata questa nuova squadra lei ha saputo trainare completamente le ragazze nuove, e col suo carisma che la contraddistingue fin da quando era bambina, e è diciamo una trascinatrice, quindi ecco, penso che tutte noi 5 messe insieme ci completiamo.